Ciao a tutti, siamo qua oggi con un nuovo smartphone, il nuovo Wiko Wim, azienda francese che ha sempre presentato ottimi prodotti negli anni scorsi. Quest'anno ha cercato di fare qualcosa in più, con questo Wim ha alzato l'asticella, 399 euro, un prezzo impegnativo per uno smartphone che comunque per giustificare il prezzo deve avere caratteristiche di alto livello. Wiko ci prova, si è messa in collaborazione con DxO e Vidance per la parte video e per la parte fotografica, perché davvero promette uno smartphone con caratteristiche uniche da questo punto di vista. Com'è lo smartphone? Beh, in realtà lo vedete, non è, dal punto di vista del design non è niente di eccezionale, niente di nuovo, niente di già visto. Alla fine questi smartphone sono ormai tutti molto simili, troppo simili forse. Lo schermo è un 5.5 pollici AMOLED, non impeccabile dal punto di vista della calibrazione, e non si sa per quale motivo Wiko ha deciso di calibrarlo sullo spazio colore NTSC. Sembra più ampio il gamut, in realtà il risultato è una gamma cromatica comunque decisamente sballata rispetto ai colori naturali come dovrebbero essere. Il livello del nero è pur decisamente alto, scelta anche questa fatta dal produttore. Il trattamento olofobico sullo schermo è comunque buono, il polpastrello scivola abbastanza velocemente. Costruzione nella norma, il retro un po' plastico, il Gorilla Glass però sembra realmente plastica, schiacciandolo scricchiola leggermente. Sul fondo c'è il jack audio, per fortuna c'è anche il micro USB, non lo vorremmo più vedere su uno smartphone noi, perché ormai è tempo di cambiare, di passare all'USB Type-C. Qualunque sia la fascia di prezzo dello smartphone, è il nuovo, non è una questione appunto di fascia bassa, fascia alta, fascia media. L'USB Type-C, ormai la nuova connessione USB, dovrebbero adottarla tutti. Qualche piccolo dettaglio, per esempio le due fotocamere sul retro, c'è un piccolo scalino, poteva essere evitato forse alzando di mezzo millimetro lo spessore dello smartphone, non si sarebbe sentito, e magari ci stava una batteria anche un po' più grande. All'interno abbiamo un processore Snapdragon 626, quindi non l'ultimo modello, comunque un buon processore con un modem X9 LTE. Ovviamente un processore supportato da 4 GB di RAM e da 64 GB di memoria espandibili. Ha un po' tutto, c'ha il Quick Charge 3.0, c'ha il codec HEVC hardware, ha il GPS che aggancia tutte le costellazioni Galileo inclusa, al momento non serve però comunque, c'è l'NFC, c'è il Wi-Fi AC che raggiunge i 450 megabit. Purtroppo questo processore qua però gestisce solo memorie di tipo eMMC, quindi quelle un pochino più lente delle classiche UFS. Risultato sono 150 mega al secondo in lettura e 130 mega in scrittura. Cosa vuol dire? Le app molto pesanti ci metteranno un pochino di più ad aprirsi, e soprattutto abbiamo visto con questo tipo di memoria che col passare del tempo le prestazioni dello smartphone potrebbero calare leggermente. Android già non è, per ottimizzazione, non è il massimo forse su questi dispositivi, e con le memorie lente dopo un po' magari qualche scatto di troppo si avverte. La parte forte, vi ho detto, è la fotocamera. Fotocamera che è doppia, lo Snapdragon 626 gestisce la doppia fotocamera. Cosa succede? Sono due sensori Sony da 13 megapixel, uno in bianco e nero, uno è a colori. L'utente deve scegliere, questa è una cosa che non ci piace assolutamente, deve scegliere se usarne una o tutte e due. E nel caso in cui ne usi una viene usata quella a colore, nel caso in cui ne usi tutte e due vengono sommati i dati delle due per aumentare la dinamica e quindi realizzare anche foto al buio più brillante con meno rumore. In realtà spesso ci è capitato di vedere tutta la prova, vedete queste immagini, il risultato della foto fatta con due fotocamere è peggiore di quella fatta con una fotocamera sola. Quando c'è tanta luce le foto non sono male, quando c'è buio invece diciamo si è visto di meglio, anche perché la lente F2 non è tra le più luminose. Ottima la fotocamera frontale invece per i selfie, e molto buona la stabilizzazione del video, è digitale. Ovviamente c'è un crop dell'immagine, però sembra di avere davanti uno stabilizzatore a quattro assi di tipo ottico. Sistema operativo Android 7.1, ottimizzato, si fa per dire, comunque modificato da Wiko. C'è una taskbar laterale con delle shortcut, ci sono delle gesture, c'è un po' di tutto, appesantisce leggermente, ma comunque non è delle peggiori, non è tra le peggiori interfacce custom che abbiamo visto, anzi è abbastanza piacevole utilizzare, fatta eccezione per quel jingle di accensione che alla lunga disturba. Ricezione del segnale di medio livello telefonica, quindi se abitate in un posto dove non prende benissimo, provate, perché non sempre aggancia segnali, qualche chiamata si perde. Il wifi invece è buono, una C che aggancia fino a 450 megabit al secondo,
e quindi velocità più che sufficiente per fare tutto quello che serve, e ovviamente dual SIM intelligente, vi permette di usare le due SIM senza perdere l'uso dello slot microSD per sostituire memoria, che resta comunque attivo. Ultima cosa, quella più importante forse, l'autonomia: 3200 mAh di batteria, dura fino a sera, non fa miracoli. Forse con un AMOLED, con un processore così di fascia medio-medio-alta, ci si aspettava qualcosina in più. Comunque, se arriva a sera senza troppe preoccupazioni, la ricarica giornaliera purtroppo va sempre fatta.